Oh my god, nona giornata, siamo tornati sul Fanta di Monkey Say Monkey. Come state? Spero tutto bene. Se vi piace questa serie vi invito, se volete, ad iscrivervi al canale, a lasciare un like e magari scrivere un commento sui vostri suggerimenti su acquisti e cessioni di volta in volta di questo Fanta, che ormai avete capito bene le meccaniche. Quindi facciamo subito un passo indietro e dalla nona giornata. E dalla nona giornata non facciamo un cazzo perché si è buggato il mondo, però vabbè. Rientriamo, eccolo qua, sbuggato. Andiamo all'ottava per vedere quello che è successo. Nell'ultimo turno siamo andati tutto sommato decentemente, diciamo, dai, non benissimo, con l'acquisto, il nuovo acquisto di Satriano, che ha preso il posto di Abraham. Da lì anche il titolo della puntata: Abramo, devi andare e partire da lasciare la tua casa. Sam, abbiamo avuto il gol di Vlahovic, abbiamo avuto l'assist di Zielinski, abbiamo avuto l'assist di Pellegrini, l'assist di Koop Meiners, il 2,5 di Milinkovic che ha preso dei gol, abbiamo avuto la conferma, il secondo 6,5 consecutivo di Okoli, eccetera eccetera. Comunque, per un totale di 71,5 punti giornaliero e 570,5 punti totali, che mi fanno comunque sia galleggiare ancora nel generale di giornata poco sopra la metà, ma in quello più mi interessa, ovvero l'apertura, ancora mi fanno stare stazionario in questa posizione qua, che neanche ripeterò più perché è veramente rognosa da ripetere tutte le volte. 10.432esimo su 92.000, babò, è a schermo, si vede, lo capite, quindi buon così. Quindi questa domenica, premettendo che io già ho fatto il test a test, che non ve lo rimetterò, vi farò vedere soltanto, diciamo, i risultati, tipo quello dell'ultima giornata dove ne ho prese 4 su 11, ricordiamo che il record è 5, il mio personale. In questa giornata ho di nuovo scommesso, sono rimaste 2 ore per poter continuare a scommettere, e questo veramente, vincere un turno di questo sarebbe più importante di vincere una domenica del Fanta vero e proprio. Comunque, in questa classifica sono a metà, 16.000esimo su 32.000. Togliamoci da questo pantano del testa a testa e torniamo subito a prepararci la nona giornata, che inizia, come detto, tra 2 ore e mezza. Allora, abbiamo 3 operazioni possibili, come sempre, 17 crediti residui, che non sono pochi. Io, ragazzi, mi sono rotto abbastanza le palle, non questa domenica, in generale, dell'utilizzo di Zielinski, che è un giocatore da Champions, per quanto pare Luciano Spalletti, da Champions e da partite importanti. Spalletti è uno che applica molto il turnover, lo sta facendo finché i risultati gli hanno ragione, bravo Spalletti. Ma vorrei ricordare anche a Luciano Spalletti che l'anno scorso ci ha perso un campionato per fare sta sega, perché a 3, 4, 5 giornate dalla fine, per fare il turnover, ha perso dei punti tipo ad Empoli, prendendo 3 pappine, secondo me avrebbe evitato non facendo del turnover. Però cazzi suoi, se a Napoli sono contenti così, ben venga. Quindi questa domenica io che cosa ho pensato? Ho pensato di lasciare Koop Meiners sicuramente, Pereira sicuramente, Pellegrini, Roma, Lecce sicuramente. Ho pensato di disfarmi un'altra volta di Zielinski, 52, del Satriano che ci ho voluto puntare l'altra volta, ma me lo devo sbolognare, e cercare di prendere Ciro Immobile. Ora, togliendo Satriano, togliendo Zielinski, ne dovrei togliere un altro, che potrebbe essere Perin, che sono altri 13. Lo tolgo anche Perin e vado a 112 crediti. Ora, Immobile, che fai? È che non lo pigli? Proviamo a mettere Immobile. Ok, mi avanzano 23 crediti, niente praticamente. Se domani la Cremonese decidesse di mettere Carne Secchi, sarei molto molto felice. Le probabili formazioni che ho a disposizione, vediamo se danno, non so, un Baldanzi di rientro in un Torino-Empoli. Lo danno in panchina, e non è poco. Danno De Winter, che ho sbolognato diverse domeniche fa sbagliando, probabilmente perché è molto meglio di Coppola. Tra l'altro Coppola che non giocherà mai più, io credo, perché si è proprio rotto, scocciato, come si dice dalle mie parti, come una brocca di vetro de Murano. E sicuramente con Roma Lecce bisognerebbe trovare un centrocampista da 22 questa domenica, che è difficilissimo trovarlo da 22, però eccolo qua, Wallace, Marcos Antonio, che possa dare un contributo. Vesino mi puzza, perché Vesino con Sarri è sempre ripagato in bonus. Ricordo l'anno a Empoli, molto molto bene, conosce bene gli inserimenti che vuole, eccetera eccetera. Io questa domenica ad esempio dovrei prendere Ndombele, perché Ndombele gioca, studiamoci un posto, Napoli, Cremonese, Napoli, Ndombele, Ndombele, Ndombele. Mi
piace. Lo metto fuori Zielinski dentro un Ndombele. Io direi proprio di sì. Fin qui ci siamo. Aggiungiamo un portiere, se esiste, da un credito. Adamonis, Bagnolini, Bardi, Berardi, Bleve, Boer, Brancolini, Carnesecchi già ce l'abbiamo. Beh, ce ne so tantissimi, veramente tanti. Fiorillo, Gemelli, guarda quanti, ma guarda quanti. Mirante, Padelli, Mikai, Pegulu, il buon Sirigu, che non credo giocherà mai. Si dovrebbe fare anche un Sirigu, o un Zarago, no? C'è da pensarla bene. Invece Milinkovic, Gemello e Berisha. Certo, per logica dovrei prendere Gemello o Berisha, avendo Milinkovic. Sportiello e Rossi. Pensa se si facesse male anche Sportiello all'Atalanta, no? Provedel, Maximiano non giocherà mai più. Ancora vale, per curiosità voglio vedere quanto vale ancora Maximiano, perché qui c'è, voglio ridere. Vediamo quanto vale Maximiano. Cioè non esiste più Maximiano. Vale più di 20? Cioè fatemi capire. Maximiano, 26 crediti Maximiano, ma vergognatevi. Allora, comunque io ho 3 crediti. Ci prendiamo Onana. Onana, perfetto, con 3 crediti. Vediamo Onana. E gioca anche Onana. È quasi quasi lo schiaffo dentro. Vai con Onana. Wow, Onana 2 crediti, ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Quindi abbiamo messo Immobile, Ndombele e Onana. I difensori sono tutti e 3 titolari. I centrocampisti sono tutti titolari, dubbio Ndombele. Le punte sono titolari. In panchina abbiamo anche qualche ricambio. Potrei vendere Milinkovic a sto punto, perché la prossima partita, ovviamente, perché ho 3 operazioni a domenica. Vediamo un po'. Diverse plusvalenze. Molto molto bene. E abbiamo fatto fuori Satriano e Perin. Abbiamo fatto fruttare i 13 milioni di plusvalenza di Perin. Salviamo. Quindi 3-4-3. La fascia di capitano non ho assegnato. Sono tentato con Onana, ma la voglio dare sto giro a Pellegrini. Conferma, salva. Me lo sento che sto giro sarà la prima volta che prendo la fascia di capitano. No, la seconda, perché la presi già con Radonjić. Ed ok, la squadra è fatta. Monkey Say Monkey vi saluta. Lasciatemi i commenti, condividete i video se volete, che mi fate un favore. E ci vediamo con i risultati della nona e in prossimità della decima. Ciao a tutti, forza Pellegrini.